Pordenone è la città più a ovest del Friuli Venezia Giulia, al confine con il Veneto, lungo le sponde del fiume Noncello. Immersa nel verde dei parchi, attraversata da acque di risorgiva, stretta tra il fiume e le montagne, è una città elegante dalla grande vivacità culturale. Il centro storico è un concentrato d'arte a cielo aperto, palazzi cinquecenteschi, chiese romaniche, edifici gotici e barocchi, facciate affrescate lungo i corsi porticati. È una delle città economicamente più dinamiche d'Italia, ma figura anche tra le più verdi. Eminenza, qual è l'importanza e il significato del Magistero di Giovanni Paolo I nel contesto della Chiesa attuale? Ma direi che Giovanni Paolo I si caratterizza proprio per la sua volontà di portare avanti il Concilio, ecco, e di riprendere le grandi tematiche che erano state trattate in questa assise della Chiesa universale e di tradurle poi nella vita quotidiana della comunità cristiana. Quindi mi pare che la sua attualità sia ancora oggi, ecco, molto molto presente, visto che poi è anche uno degli scopi che si è proposto il Papa Francesco nel suo pontificato. Giovanni Paolo I è stato sempre definito il Papa del Sorriso. Sì. La definizione di Papa del Sorriso è un po' semplicistica rispetto allo spessore di quest'uomo? No, secondo me, perché il sorriso non era altro che la traduzione esterna della sua ricchezza interiore e soprattutto della sua grande fede e della sua grande umiltà. Ecco, per cui conosceva se stesso, conosceva le sue capacità, le sue doti, ma le viveva con questo spirito di riferimento continuo a Dio e di servizio agli altri, e lo traduceva appunto anche attraverso questo atteggiamento, che è un atteggiamento che invoglia ad avvicinarsi, no? Ecco, diciamo, Papa Francesco, ancora prima Benedetto XVI, aveva parlato di un cristianesimo che si propaga per attrazione. Io credo che il sorriso è una maniera per attrarre, ecco, e rendere anche amabile e piacevole il messaggio evangelico. Quindi secondo me questo è un punto di forza di Giovanni Paolo I che esprime tutta la sua grandezza. Grazie. Yeah.